Signore e signori, buonasera e benvenuti al secondo appuntamento di Civita Cinema. Esordio bagnato, speriamo esordio fortunato. Purtroppo abbiamo dovuto realizzare entrambe le serate, sia quella di sabato con Edoardo Leu che quella di questa sera con Figaro e Picone, all'interno di questo splendido auditorium, quindi non siamo dispiaciuti di utilizzare questa bellissima sala. Chiaramente siamo dispiaciuti di non aver potuto utilizzare una delle location più suggestive di tutta Italia, ovvero il pieno centro storico della vostra perla, Civita di Bagnoregio. Questo è un progetto, come chi era presente sabato ho spiegato brevemente, un progetto che insieme all'amministrazione comunale abbiamo ideato, pensato, un progetto che partirà realmente il prossimo anno. Questa la consideriamo un'edizione numero zero, uno spot, per quello che sarà un vero e proprio festival di cinema. Il prossimo anno, dal 19 al 24 giugno, cercheremo di portare qui il meglio del cinema nazionale ed internazionale. Cercheremo davvero di coinvolgere tutto il territorio, non solo Civita ma anche Bagnoregio. Realizzeremo eventi in tutte e due le location perché vogliamo veramente metterci a disposizione di questo territorio che così bene ha fatto negli ultimi anni, e noi sentiamo la grandissima responsabilità di questo evento che abbiamo pensato e che abbiamo ideato insieme all'amministrazione. Ce la metteremo davvero tutta, ma siamo convinti anche, per chi di voi non ci conoscesse, che l'esperienza maturata in questi 11 anni che abbiamo diretto Est Film Festival, un festival di cinema a Montefiascone, ideato da me e Glauco e condotto in questi 11 anni, che proseguirà chiaramente nel mese di luglio, ci abbia dato quella giusta esperienza per poter rappresentare in modo importante questo luogo davvero così importante agli occhi ormai di tutto il mondo. Quindi siamo davvero contenti di avere la sala piena, una partenza che ci dà, che ci infonde coraggio. Abbiamo lasciato sulle sedie delle cartoline per chiunque di voi voglia restare in contatto con noi, perché il nostro progetto non si fermerà a un festival estivo. Vi chiediamo di compilarle e di lasciarle poi all'ingresso o anche sulle sedie, poi le ritireremo, perché in questo modo creeremo un database per tenervi aggiornati su tutti gli eventi che andremo a realizzare. Tra i progetti davvero importanti che abbiamo in mente di realizzare ci sarà anche quello di un museo del cinema, proprio qui, in una delle terre più importanti dal punto di vista cinematografico, una delle terre che hanno ospitato registi e attori importanti come Totò, come Fellini, come Alberto Sordi. Quindi un museo del cinema dedicato al cinema di Civita del passato ma anche del presente, con tanti incontri, con tante partecipazioni di star nazionali e internazionali, e anche un museo che si metta a disposizione del futuro di Civita e di Bagnoregio, perché la nostra intenzione è quella di lavorare qui 365 giorni l'anno, davvero a 360 gradi, cercando... Grazie. Cercando di gridare quello che ci sta donando Civita e Bagnoregio, ovvero quello di portare qui a girare i registi, qui davvero cercare di far girare ogni tipo di prodotto audiovisivo, da film, fiction, spot, pubblicità, perché il cinema è bellezza, ma porta, come ho detto anche già sabato, anche molta ricchezza e anche tanta notorietà. Noi siamo a vostra disposizione, a breve attiveremo il sito internet civitacinema.it, ci saranno tutti i nostri riferimenti, scriveteci, contattateci, restate in contatto con noi, perché ogni idea, ogni proposta sarà da noi valutata e cercata di essere portata in scena. Quindi siamo davvero a vostra disposizione, grazie davvero a tutti. Prima di accogliere su questo palco i grandi ospiti di questa sera, ci tengo che il sindaco Francesco Biggiotti faccia un saluto insieme a noi, lo chiamo qui sul palco. Sindaco, sarà un progetto totale. Bene, speriamo all'aperto il prossimo anno. La seconda serata, ahimè, al chiuso, sono stato prima accompagnato Picarre e Picone a Civita, devo dire quella piazza era veramente splendida questa sera, ci aspettava, ma con il tempo ancora non siamo organizzati. E dire, Vaniel e Glauco, abbiamo scelto il meglio di quello lì che potevamo avere a disposizione. Abbiamo scelto la professionalità, la grande capacità, l'esperienza, ma soprattutto la serietà che hanno dimostrato in questi anni già a Montefiascone con il loro Est Film Festival. L'abbiamo strappati al territorio, l'abbiamo portati qui da noi, perché vogliamo portare la qualità nel nostro futuro. Parlavo con Ficarra e Picone a Civita, descrivendo un po' quello che era Civita, quello che Civita è diventata in
questi ultimi anni, c'è stata una crescita evidente, una grande crescita quantitativa, una crescita che ha anche portato ricchezza al nostro territorio. Detto loro che hanno aperto negli ultimi 3 anni oltre 200 nuove attività che danno lavoro a oltre 400 persone, quindi più di quello lì che fa bisogno locale, vengono a lavorare anche dai paesi limitrofi, siamo quasi a un tasso di disoccupazione vicino allo zero. Ci siamo potuti levare l'altra piccola soddisfazione di diventare in pochi anni il paese d'Italia che ha minor pressione fiscale, perché grazie al turismo sono state abolite tutte le tasse comunali qui a Bagnoregio, e tutto questo è stato possibile attraverso la promozione turistica, attraverso il veicolo più importante che sono stati quelli dell'arte e della cultura. E su questi binari vogliamo continuare con sempre maggiore qualità, e noi sappiamo bene quale veicolo importante può essere il cinema. Ha ricordato Glauco, cinema è una tradizione consolidata del nostro territorio e vogliamo che così continui. Il museo, ma soprattutto una film commission, ripetiamolo, una film commission piccola, niente a che vedere con quella della Puglia, del Trentino, le grosse film commission di Roma capitale, ma una film commission che leghi il territorio al cinema in maniera profonda e che tragga tutti i benefici possibili per lanciare con la cultura del cinema ancora di più il nostro territorio. Grazie. Grazie al sindaco. Queste sono davvero le condizioni migliori per poter immaginare il nostro lavoro. E grazie di cuore al sindaco, al vice sindaco Luca Profili e a tutta la giunta che è qui presente, anche all'assessore alla cultura Giuseppina Centoscudi. Progetto che stiamo condividendo davvero con tutti loro. Bene, non saremo solo io e Glauco a presentare questa sera l'evento, ci darà una mano un nostro amico che è stato in giuria anche a Sfin Festival, uno dei più grandi montatori italiani, che non è solamente il montatore di tutti i film di Ficarra e Picone, ma anche il montatore di film di Gabriele Muccino, di Carlo Verdone, davvero una personalità importante che avremo piacere e speriamo che ci possa dare una mano anche in futuro per organizzare appunto i tanti eventi che vogliamo organizzare il prossimo anno. Diamo il benvenuto a Claudio Di Mauro. Benvenuto Claudio, poi dopo avremo modo insomma di coinvolgerti. Beh, non siete qui per noi, chiaramente, quindi è arrivato il momento di accogliere, di far sentire il calore di Civita Cinema, Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Forse con un microfono. Buonasera a tutti. Io sto facendo un provino per fare Di Mauro, come vedete. Si sta girando un film su Di Mauro. Questo è troppo forte. Allora, benvenuti. Grazie, bentrovati a tutti voi. Eravamo all'aperto, però è veramente forte, se me lo potete abbassare un poco. Tu pensa di parlare. Allora, innanzitutto grazie perché sono arrivati, li abbiamo subito fatti fare una passeggiata per Civita di Bagnoregio con una salita che taglia davvero il fiato. Che impressione vi ha fatto questa perla, Civita di Bagnoregio? Diciamo, non facevo una cosa del genere dalla quinta elementare, cioè tutta quella salita, proprio io sono arrivato, all'inizio ho detto vabbè no, ce la faccio, no? E poi alla fine, cercando la scusa che non ce la faceva Di Mauro, ho detto pure io faccio compagnia a Di Mauro e mi sono fermato, però in realtà era veramente... Secondo me non c'era motivo di farla là sopra, potevate farla qua in città, però vabbè, avete dovuto fare questa cosa originale di farla lì, va bene. Bello. Gusti. Cambiamo il microfono. Sì. Allora, un microfono... No, me l'hanno abbassato tra l'altro. Io per introdurvi a questo punto però vorrei l'aiuto di Claudio, perché Claudio l'abbiamo chiamato apposta per aiutarci a conoscere voi due.
Claudio, tu li conosci sicuramente meglio di noi. Scusa un attimo, mi fate una rezza. Signora, la faccia a sta foto, vieni Salvo. No, no, la faccia di nuovo, no, così ci togliamo, perché avevo l'ansia che stava così da due ore, così, prego signore. Grazie. Siccome ormai le dita erano diventate bianche, scusate, chissà... è mia zia, ma la porto per fare le foto. Allora, dicevamo... Claudio ci aveva detto che sarebbe stato difficile. Claudio, chi sono i nostri due ospiti? Come li conosci? Presentaceli, perché è interessante una visione di chi lavora con loro, quindi un po' più intima magari. Allora, io dico le cose serie. Allora, quando la cosa... Prima di tutto, prima della loro professionalità, prima del loro talento, prima di tutto ciò che è artistico, sono due persone per bene. Applauso ragazzi. Vabbè, parla per te, dai. Applauso. A me persona per bene non me l'ha detto mai nessuno, ci tengo a dirlo. Allora. La prima volta che li ho incontrati, soprattutto con questo che tenta di imitarmi, insomma non è stato un incontro facile, nel senso che stava per rimandarmi, sono andato a Palermo ad incontrarli e mi stava per rimandare a Roma. Poi invece abbiamo cominciato a lavorare insieme, non ci siamo lasciati più, spero insomma di continuare ancora. Vabbè, comunque, ma perché sai delle cose di noi e ci ricatti. Certo, per questo, certo, certo. Comunque diciamo la cosa... Che cosa significa quando dico sono due persone per bene? Sono due persone per bene significa che il loro approccio alla professione è sempre dritto, senza trucchi, senza sotterfugi. Quando fanno satira o fanno film, diciamo, di impegno civile, loro lo fanno, diciamo, anche fuori dalla loro professione, lo fanno realmente, non sono sincere, ecco, sono due persone sincere. Poi adesso, ahimè, devo stare attento perché nel corso del tempo e degli anni, con tutti i film che hanno fatto, stanno diventando più bravi di me, quindi devo fare attenzione perché hanno imparato anche il mio di mestiere e quindi sono a rischio un po'. Volevo dire che c'è pure il nostro aiuto regista storico, dov'è, che dov'è? Là lo vedete, se ne vede metà, ecco, se alza una mano, Gianni Costantino, che ciao Gianni, ci aiuta, ci collabora ed è un elemento essenziale. Possiamo dire che senza di lui non sarebbero la stessa cosa i film. Dicesse la stessa cosa di me, non l'ho mai pensato di te, sarei contentissimo. No, perché Gianni è molto bravo, a parte, diciamo, insomma, lavora poi nel momento in cui entriamo in campo per girare il film, insomma, nelle settimane di preparazione il suo apporto è fondamentale, ma poi ha un grandissimo amore per gli attori e quindi ha la capacità di andare a scovare delle facce, degli attori straordinari, ed è uno dei motivi per cui nei nostri film ci dicono sempre che ci sono tantissimi attori bravissimi anche in piccolissime parti. Ecco, gran parte di questo merito è di Gianni, perché scova delle persone nei posti, si fa dei giri incredibili, filma, scova, fotografa e poi ci sottopone ed ha un fiuto incredibile. Allora, sì. Ora per il prossimo lo licenzio, perché cioè, no. Mi sono tolto pure questa cosa perché c'è caldo. Allora, come sindaco, come è l'ambiente che è caldo. Come... respirate di meno, per favore, perché... vabbè, che dire, come... No, proviamo. Infatti volevo partire un pochino con una domanda, cioè come introdurvi? È molto difficile perché siete davvero due personaggi totali da questo punto di vista: teatro, televisione, cinema, frigorifero. Frigorifero.
No, ecco, a che, allora voi siete partiti con il cabaret, chiaramente, siete un due comico nato nel 1993, tra l'altro quando siete nati eravate un trio. No, non possiamo parlare del 93 perché ancora non fatturavamo. Ancora. e non vi chiamavate Ficarra e Picone. No, e quindi vorremmo evitare, non vorrei, cioè, dovrebbe essere... Parliamo da quando fatturiamo, gli ultimi 3 anni, dai. Esatto. Dovrebbe essere prescritto, però insomma evitiamo di parlare. Comunque è vero che dal 93 facevamo delle cose gratis, lavoravamo gratis, non guadagnavamo. Questo si può sapere mai. C'è qualcuno della Guardia di Finanza? No, comunque è vero che non lavoravo. Quindi poi dal 1998 siete diventati un duo. Poi, e da lì avete iniziato. No, eravamo, all'inizio della nostra carriera eravamo in 4, poi siamo diventati 3, adesso siamo in 2. Senti, ma la domanda che mi viene spontanea è come vi siete incontrati? Siete tutte e due classe 71? Sì. Tutte e due di Palermo? Eravate amici fin dall'infanzia? O come vi siete conosciuti? No, come vi siete incontrati? No, amici non lo siamo neanche ora. Siamo... Colleghi. Colleghi. Cioè, nel senso che abbiamo cominciato... Cioè, noi non ci conoscevamo quando... Prima di conoscerci. Questo è... Prima di conoscerci non ci conoscevamo. Seguitelo perché... Poi, seguitelo perché magari non lo capite subito, ci vuole un po' di tempo per entrare nel suo pensiero. Quindi non ci conoscevamo e facevamo cioè ognuno le proprie vite, giusto? Cioè, insomma, non si conoscono, giustamente ognuno. Perché ora che ci conosciamo ne facciamo una sola. No, ne facciamo due. Però tu tipo era uno e io ero un altro. Allora, praticamente nel 90, nel 98, 98 era? No, 93. 93. E praticamente io sono andato in un villaggio turistico e... Ma è nato un bambino? Perché sento... Ha partorito qua la signora. Ah, partorito. La signora. Auguri. Auguri signora. Auguri. Un applauso che ha partorito. È qui. Nato ora? Ti sento... Io pure sentivo questa cosa, ma all'inizio mi sembrava un telefonino che squillava. Invece era un bambino proprio. E quindi praticamente quando siamo, cioè, nel 93, allora, ero in un villaggio turistico, io ero un animatore, cioè lui era un animatore turistico e io ero un cliente, sono andato lì a fare vacanza. Poi, cioè io lavoravo e lui si divertiva. Esatto. Poi, dopo 25 anni non è cambiato niente. Poi quando praticamente, sai che la sera poi gli animatori fanno salire sul palco i clienti. Quando fanno salire sul palco i clienti, lui mi ha chiamato, mi ha coinvolto con degli amici, abbiamo fatto una cosa sul palcoscenico, io e i miei amici. E allora lui mi ha visto e oggettivamente mi ha scoperto Ficarra. Cioè io devo dire che lui ha detto, no, è una cosa commovente per me, perché dico questo qua mi ha visto, ha detto, dice questo secondo me è uno. E allora finita l'estate ci siamo sentiti e lui mi ha detto vogliamo fare uno spettacolo insieme di cabaret. Io ho detto vabbè perché no, io non ho mai fatto niente, ho detto facciamolo. E appunto eravamo in 4, poi siamo diventati 3 e adesso siamo in 2, per cui siamo penso... Io ho un monologo pronto, però magari ne parliamo l'anno prossimo. Questo è come siamo nati, l'abbiamo raccontato tante volte, però mi fa sempre specie raccontarlo, perché è stato un puro caso, perché nella vita la fortuna aiuta chi c'ha culo, secondo me. Per cui... Beh. Tra l'altro... Fra l'altro era una settimana che neanche gli toccava a lui fare la vacanza lì, perché quella settimana il villaggio era stato offerto ai Kral, non so se sapete i Kral, no? E quindi avevano, come dire, prenotato tutto il villaggio, in quel caso erano i Kral della Fincantieri, per avere gli sconti, quindi praticamente, cioè, era un posto dove, per dire, che so, costava 1 milione una settimana perché c'era la lira, no, e in quel caso costava 300.000 lire per gli iscritti alla Fincantieri. E lui, suo padre, fa il contadino, non è che lavorava in Fincantieri, quindi lui è venuto a sbafo chiamando per una settimana papà a un signore che manco conosceva. Vero è comunque. Anche questo è stato prescritto. Questo è quello che ti ha colpito, quindi. Questo è il primo atto illegale della nostra nascita. Il secondo atto illegale è che noi abbiamo fatto uno spettacolo filmato dentro Zelig, registrato dentro Zelig, che allora acquistò Telepiù, si chiamava prima il canale satellitare, si chiamava Telepiù, che era meraviglioso perché tutti avevamo il pezzotto, no? Che era, avevano gli altri, vergogna, perché io pagavo l'abbonamento. Gli altri avevano il pezzotto con il quale tu mettevi e si vedeva Telepiù gratis. L'abbonamento taroccato. L'abbonamento taroccato.
E quindi questi mandano il nostro spettacolo a luglio. Noi abbiamo detto, vabbè, ma chi se lo deve vedere a luglio? Ad agosto, sono tutti in vacanza, chi se lo deve vedere? E quindi, vabbè, noi facevamo i nostri spettacoli in posti più o meno grandi come questo, 100, 200 persone, 250 massimo. Quando questi cominciano a mandare lo spettacolo, un giorno arriviamo ad Avellino e questo di qua, il proprietario, ci chiama e ci dice, scusate, ma voi chi siete? Noi siamo Figaro e Picone, perché? Cioè, perché io non vi conosco. Cioè, ma io di solito metto 400 sedie, stasera ne ho messe 800 e c'è ancora gente che telefona. E abbiamo detto, guardi, ci avranno scambiato per qualcun altro. Che non c'era mai successo una cosa del genere. E quindi arriva, c'era veramente 1000 persone quella sera, abbiamo detto, ma questi chissà che cavolo stanno aspettando. Cioè, vabbè, facciamolo lo stesso, lo spettacolo, al limite lo capiranno subito che hanno sbagliato serata, se ne vogliono andare se ne vanno. Saliamo sul palco e invece questi praticamente sapevano lo spettacolo a memoria, perché lo avevano visto col coso taroccato, e da quel, quindi anche diciamo, la popolarità è nata con un atto illecito, con l'abbonamento taroccato. Anche se vuoi aggiungere un'altra cosa illecita a proposito dell'ora legale, cioè che noi anche le prime cose che abbiamo fatto, siccome noi eravamo soltanto in Sicilia, non ci muovevamo, e quasi tutti i comici che si muovono in Sicilia si muovono in macchina si muovono, cioè recitano in dialetto siciliano, cioè in dialetto, per cui quando abbiamo cominciato a capire che volevamo andare anche in giro per l'Italia, abbiamo detto qui bisogna fare uno spettacolo in italiano, solo che scrivere in italiano è diverso da scrivere in siciliano, cioè è una cosa strana, chi parla il dialetto poi fa ridere in dialetto, è come quando raccontano le barzellette in dialetto, poi se le racconti in italiano non le sai tradurre, per cui allora siccome in quel periodo noi abbiamo cominciato allora a rubare tutti gli sketch di Zuzzurro e Gaspare, tutti, cioè glieli abbiamo rubati tutti, cioè proprio prendevamo le cassette, li imparavamo a memoria, andavamo a fare nei ristoranti, nei teatrini piccoli, andavamo a fare gli scherzi di Zuzzurro e Gaspare, senza dichiarare che erano di Zuzzurro e Gaspare. Arrivato a un certo punto però erano finiti tutti gli sketch che potevamo rubare e allora abbiamo detto, ma adesso che cosa facciamo? Il genio mi fa, dice, potremmo chiamare Zuzzurro e Gaspare e chiedere loro se ne hanno altri. Visto che ci trovavamo bene, scusami. E veramente il pazzo ha telefonato al Teatro Ciak di Milano, tu sai che lui è capace, ha telefonato, buonasera, sono Ficarra, vorrei parlare con Zuzzurro o con Gaspare. Allora quello dice, ma scusi, ma lei chi è? No, dice, una persona, sono un giovane comico, quella ha visto tanto sicuro, gliel'ha passato. E Zuzzurro, Andrea Brambilla, adesso non c'è più, da poco se n'è andato, a cui dobbiamo veramente molto, si è convinto, perché noi gliel'abbiamo detto, gli abbiamo raccontato che noi ormai non avevamo più repertorio, e lui si è convinto a scrivere uno spettacolo per noi, ed è stata la prima volta che abbiamo fatto, poi grazie a quello spettacolo abbiamo cominciato a girare l'Italia, per cui anche quello è un atto illecito. Illecito. Bravi. No, bravi niente, signora. Beh, direi, poi però, dal mio punto di vista stiamo facendo tuttora un sacco di atti illeciti perché stiamo fatturando. Dal mio punto di vista è sbagliato, è una cosa, la fattura non è una cosa. Comunque bella, lasciatevi però fare un complimento anche da noi, 25 anni di sodalizio in un settore come questo dimostrano e rinforzano quello che diceva Claudio Di Mauro, che siete davvero delle persone rare e per bene, perché è un mondo davvero molto aggressivo, quindi sicuramente avrete un rapporto importante, un'amicizia importante, lo dico io, magari non è così, confermi che non è così. Lui sa cose di me imbarazzanti e io so cose di lui imbarazzanti. Quindi vi ricattate a vicenda. Sì, diciamo, è la storia dell'Italia, stiamo insieme per ricattarci, ecco. E Di Mauro è il pizzo, sì, che paghiamo al mondo del cinema. Questo. Allora, dalle prime apparizioni, dai villaggi turistici, si arriva alla televisione, anche perché è difficile parlare della carriera di Ficarra e Picone, perché è talmente estesa, è talmente variegata che non è facile mettere ordine e cercare di fare delle domande in ordine cronologico o temporale, insomma, quindi si salta un po' da una parte e dall'altra. Alle prime apparizioni in TV, no, alla fine degli anni 90, a cavallo tra il 99 e il 2000, fino a un successo strepitoso come quello di Zelig e fino ad arrivare addirittura a Striscia la Notizia, che ormai conducete da quanti anni? 13 anni. Insomma, non sono assolutamente pochi. Allora, che cosa rappresenta la televisione? Che cosa ha rappresentato per voi? Che cosa rappresenta adesso? E che cosa state preparando? Se state preparando qualcosa per la televisione?
Ma guarda, noi siamo stati fortunati perché abbiamo cominciato a fare televisione, questo proprio ne parlavamo l'altro giorno, abbiamo cominciato a fare televisione senza accorgercene, perché Zelig non era televisione, Zelig era innanzitutto un luogo, un posto dove tantissimi di noi andavano a fare spettacolo e lo facevamo sempre, tutte le settimane, a giro, una volta al mese, insomma, si andava lì. Un bel giorno c'erano pure le telecamere, ma fondamentalmente per noi non cambiava niente, per noi l'importante era fare ridere la gente che era lì davanti. E così è stato, non c'era il senso di dire stiamo facendo un programma televisivo. Semplicemente poi da Viale Monza si è spostato in un tendone, là c'entravano 250 persone, là ce ne entravano 2005, ma fondamentalmente insomma era la stessa cosa. Quindi abbiamo cominciato a fare televisione con Zelig senza accorgerci, e ci siamo ritrovati popolari, ecco. Siamo entrati in Viale Monza per fare una serata e ne siamo usciti che eravamo popolari. Striscia invece è la televisione per eccellenza. Però, come dire, lì c'è Antonio Ricci, un programma che va in onda da 30 anni, è come giocare a calcio con Maradona, no? È facile. Cioè, sei lì, c'è un programma che è talmente bello perché succede una cosa, un politico dice una cosa alle 7 di sera, tu alle 8 e mezza sei in diretta che la commenti. E c'è sempre un politico che dice una minchiata, cioè, non è che... quindi anche quello... Striscia la notizia, per esempio in Germania sarebbe molto triste perché cioè, quelli si dimettono, se ne vanno, non dicono cose, capito? Quindi cioè, giustamente come fai a fare Striscia la notizia in Germania? Non si può fare, non si può fare. In Italia è facile, cioè, ci sono i politici che infatti sono messi come autori, sono nella SIAE, prendono la SIAE perché... perché io non penso che loro dicono queste cose, cioè non penso che ci sono persone dotate di un minimo di senno che possono fare le affermazioni che fanno loro, cioè si alzano la mattina e dicono una cosa e il giorno dopo le dicono il contrario. E noi, cioè questo è un enorme reality quello che viviamo, perché loro dicono le minchiate e noi li rivotiamo. Ma li rivotiamo perché ci divertiamo con loro, capito? Sono bis. Quando andiamo alle votazioni è come se gli chiedessimo il bis, capito? Perché se invece sbagliamo a votare e mettiamo quelli seri, poi non ci divertiamo più, cala la tristezza. Infatti vedi per ora che c'è Gentiloni che non dice una parola, siamo tutti tristi. C'è questo governo di cortesia, Gentiloni è il governo di cortesia, no? È come quando porti la macchina dal meccanico, cioè vabbè il tempo che te l'aggiustiamo ti diamo la macchina di cortesia, ecco, e Gentiloni è il governo di cortesia, il tempo che aggiustano Renzi ci abbiamo lui, quindi però non dice una parola lui, non dice una parola Mattarella, quando si incontrano stanno 5 minuti e si addormentano tutti e due, perché non dicono una parola nessuno dei due, cioè... ma Striscia la notizia è anche rischioso come programma, perché è un programma chiaramente che appunto di satira anche importante, anche pungente, cioè per voi che siete personaggi dello spettacolo, sì. vi ha creato anche dei problemi, no, perché insomma non è facile anche dare alcune notizie, al di là della politica, ma insomma anche recentemente si è visto quello che è successo anche con Flavio, no, in Sina, insomma è un programma anche rischioso da condurre. Sì, ma noi siamo vili per carattere, noi diamo sempre la colpa a Ricci, noi diciamo... Qualunque cosa, se ci dicono bravi, sai come i figli, dice tuo figlio, noi siamo sempre, demandiamo agli altri, diciamo no, è colpa degli altri, però effettivamente Striscia è bella perché alterna delle cose molto leggere con delle cose molto importanti, questo continuo variare crea quello che poi dovrebbe essere la regola dello spettacolo, cioè non c'è mai, io la penso così, nello spettacolo, nella comicità, non c'è mai una cosa elevata e una cosa scadente. Io la penso proprio così, quando si criticano i film di Natale, poi si critica, invece si dice che altri, quelli sì che sono film e gli altri no. Io penso che ci sia sempre la capacità, cioè all'interno di una cosa leggera ci può essere una cosa profondissima e all'interno di una cosa profonda ci devono essere delle cose leggere. Striscia ha questo parametro che è questo, cioè alterna le cose leggere alle cose profonde. Ho finito.
perché sono talmente abituato a parlare e ad essere interrotto da Ficarra che quando Ficarra non mi interrompe io mi confondo, per cui, capito? Se vedete che parlo un po' di più, interrompetemi voi. Ti interrompo. Esatto. Allora, passiamo allora al settore in cui potete dare le colpe a Claudio Di Mauro invece, sì, che a Ricci. Ah, Claudio Di Mauro, che c'è? Maestro Claudio Di Mauro. Voi avete fatto una prima incursione al cinema vista dall'esterno simile a quella che hanno fatto tanti comici più a cavallo fra i primi anni 2000. Poi però, a differenza di tutti gli altri, avete iniziato a fare cinema, seriamente. Il 7 e l'8, la matassa. La prima domanda è perché? Cioè, comunque venivate da un mondo. Anche Nati Stanchi era un film. Perché mi hanno incontrato. Era strano. Anche Nati Stanchi era un film. Ed è un bellissimo film. Chi ha visto Nati Stanchi? Come Nati Stanchi? È bellissimo. Secondo voi. Però non avete fatto la regia. Il film più bello che abbiamo fatto, secondo te? Claudio, è l'unico che non ha montato Di Mauro. Veramente, mi dispiace. Io cercavo di dare dignità a quelli montati da... No, Nati Stanchi è un film veramente molto sincero, chiaramente è fatto con pochi mezzi. Del 2001? Cioè, no, un minuto che è arrivata una telefonata. Guarda, di chi era sto telefonino? Là è, aspetta. Silenzio che deve rispondere, ragazzi. Vediamo chi ha il coraggio di prendere sto telefonino. Di chi è sto telefonino? Sa dove se l'è infilato sto telefonino. Rispondi. Rispondi, non ti facciamo niente, rispondi. Vabbè. No, Nati Stanchi è un film del 2001, fatto chiaramente con pochissimi mezzi, 5 settimane, girato tra la Sicilia, Roma e Milano. In cinque settimane. E pensa che a un certo punto ci mancava pure un'inquadratura di un esterno. E la stessa società di produzione stava nel frattempo facendo un altro film, stava producendo un altro film di Dalatri e stava girando a Milano. A noi ci mancava un'inquadratura di Milano e ce l'ha girata Dalatri, quindi nel nostro film c'è un'inquadratura. Nel nostro film c'è un'inquadratura di Dalatri. Però qual era la domanda? Era perché avete continuato a fare cinema? Perché... Sembra domanda, cioè, no, è normale, che dici, cioè, impunemente mi dici perché avete continuato? Cioè... No, potevate fare televisione. Ma guarda, fare altro, vi dico, cioè, sinceramente, a me se mi pagano faccio tutto, io pure vado ad aggiustare la lavatrice, non c'è problema. Io... Cioè, tu dici perché vi siete ostinati a fare cinema in questo senso? Secondo, teatro, televisione, cinema, è tanta roba. Cioè... No, il cinema è una cosa bella perché ti dà l'occasione di raccontare una storia che magari rimarrà anche per le generazioni dopo. È bello adesso che ci sono dei bambini di 8 anni che magari ti dicono che bello, ho visto il 7 e l'8 e magari il film di quanti anni fa il 7 e l'8? 10 anni fa, per cui manco erano nati. Questa è la bellezza e la grandezza del cinema, cioè quello di poter parlare anche a quelli che verranno dopo. E quindi è per questo che noi abbiamo sempre raccontato, cercato di fare le storie soltanto quando le sentivamo. Voi da noi, ve lo posso già assicurare ora, non vi aspettate mai un film che lo facciamo tanto per farlo. Se lo facciamo è perché ci crediamo. Può venire male, alcune volte può venire bene, altre volte può venire male, però sicuramente ci mettiamo tutto il cuore, perché come hai detto tu, altrimenti facciamo televisione, che ha una sua bellissima dignità, oppure il teatro, che è bellissimo perché si incontrano le persone, però col cinema è una cosa bella. E Di Mauro da subito è stato il nostro, cioè, proprio quello che ci ha portato in giro nel cinema a livello mentale, perché abbiamo cominciato a montare con lui dal 7 e l'8 in poi, li abbiamo montati tutti, ed è bello perché dovete sapere, quando si gira un film, si gira tanto, tantissimo, magari tu finisci il film che hai girato 1 ora e 50 minuti, ma il film magari poi diventerà 1 ora e mezza, quindi ci sono 20 minuti da tagliare. Tranne che in Nati Stanchi. Nati Stanchi dura 1 ora e 20, ma noi abbiamo girato 1 ora e 10. Il resto è da là. Le mandavamo a rallenti. Sì, perché noi praticamente giravamo e mentre stavamo girando veniva il produttore e diceva: vabbè, ma già avete fatto 40 minuti, sta pagina è in più, e ci strappava, sì, delle pagine. Quando vedrete... Ma come ci strappa la pagina che la dovevamo girare domani? Che... No, quando rivedrete, se qualcuno per curiosità lo rivedrà, c'è una scena in cui c'è stato un matrimonio e la gente esce dalla chiesa. Ecco, quello era un matrimonio vero. Stavamo facendo pausa, allora venne uno e disse: Picciotte, si sta sposando una! E tutti hanno preso la macchina da presa e siamo andati a riprendere quel matrimonio vero da lontano, tra l'altro, per non fare vedere le facce. La scenografia la facevamo noi, spostavamo cose, perché veramente... Però è un film sincero, sincero, è un ma film sincero volte... e che racconta veramente
bellissime. Fra l'altro, come dire, in maniera ironica anche la situazione no, di quando noi di 15 anni fa della Sicilia, no? Perché appunto adesso tutti si parla di crisi, ma ricordiamoci che noi in Sicilia ci siamo nati con la crisi, cioè noi siamo in crisi da quando voi ancora neanche lo sapevate che cos'era la crisi, no? Quindi e quindi insomma c'era questa nostra maniera ironica di rispondere alla mancanza di lavoro, dicendo che non è che noi non vogliamo, non è che non c'è lavoro, siamo noi che non vogliamo lavorare. Era, nel film si diceva questo, no, anche perché nel film si diceva: se andiamo tutti a lavorare al bar chi ci va? Nessuno. E crolla l'economia dell'isola, che è un'economia basata sul bar. E poi c'era infatti in questo ragionamento assolutamente surreale, arrivato a un certo punto lui mi diceva perché noi due, ragionando così, che non vogliamo lavorare, tu mi dicevi noi siamo dei rivoluzionari, lui mi diceva siamo come Che Guevara. Chi? Che Guevara. E chi è? Uno che fa magliette. eravamo scemi proprio dall'inizio. Però siamo tant'è che noi partecipavamo nel film, ve lo dico per chi non l'ha visto, facevamo i concorsi per finta, cioè li facevamo i concorsi, però facevamo di tutto per perderli, perché noi facevamo le gite sponsorizzati dalle famiglie che così ci davano i soldi per andare a fare il concorso a Roma, a Milano, e giravamo l'Italia e poi ce ne andavamo in giro in discoteca con le ragazze eccetera eccetera. Questo era il nostro piano. Quando a un certo punto inaspettatamente, e facevamo chiaramente delle risposte per perdere, la capitale di Parigi, la capitale della Francia, l'Euro Disney, cioè mettevamo risposte sbagliate per perdere, e facendo queste risposte sbagliate inaspettatamente una volta vinciamo un concorso. E diciamo: ma com'è possibile che abbiamo vinto? Ecco, alla fine del film si scopre che chi ci ha fatto vincere il film è il boss del paese, che ci invidiava perché anche lui avrebbe voluto fare una vita senza lavorare, quindi vedeva la mafia come un lavoro e quindi anche lui avrebbe voluto vivere una vita così, e invece si era dovuto sposare e lavorare per la mafia. Quindi. Allora arriviamo al 7 Lotte e alla Matassa, perché nelle filmografie ufficiali diciamo che lì siete accreditati anche come registi, insieme a Giambattista Avellino, che immagino che vi ha dato una mano. Poi no, negli non, ultimi... non solo accreditati, noi l'abbiamo fatta la regia. Esatto, l'avete fatta, mentre in Nati Stanchi Dominique Tambasco, in se Nati non sbaglio, Stanchi, no? No, non l'abbiamo non avete fatta, fatto c'era la regia. Dominique quindi arrivano... Tambasco, noi l'abbiamo proprio fatta, perché la regia, a differenza di quello che si può pensare, la regia non è soltanto il movimento della macchina da presa, la regia è tante cose. La regia è innanzitutto coordinare un cast tecnico e un cast artistico, è la scelta del cast tecnico e del cast artistico, è la scelta delle location, è l'impostazione della recitazione che si fa all'interno di un film, e noi quello l'abbiamo sempre fatto anche nei nostri spettacoli. Le regie sono nostre e quindi noi sappiamo cosa tirare fuori. Volevo chiedervi proprio questo, se era diventata un'esigenza quella di diventare anche registi. Negli ultimi tre film siete da soli, non avete neanche qualcuno che vi aiuta, insomma, sì, perlomeno negli accrediti. Cosa è cambiato da questo punto di vista? Perché recitare, essere protagonisti del film e essere anche registi credo che sia un impegno molto molto più importante, molto più gravoso, sì, e anche molto più complesso. Ma innanzitutto abbiamo una squadra meravigliosa, abbiamo, diciamo, tranne qualche piccola eccezione, quasi sempre la stessa squadra. Qui abbiamo citato il nostro aiuto regista Gianni, ma il direttore della fotografia, che per tanti anni in quasi tutti i film è stato Roberto Forza, tranne nell'ora legale, che è stato un altro ragazzo, Ferran Paredes, uno spagnolo che è venuto a rubare il lavoro ai fotografi italiani, una persona eccezionale, bravissimo. E quindi, come dire, per noi è fondamentale la squadra, noi ascoltiamo tutti. Gianni è qui e lo sa benissimo, anzi troppa democrazia, alle volte troppa democrazia. E poi, per coinvolgere anche Claudio, avete anche Claudio Di Mauro. Tu e pensi poi che Claudio, quando... no, Claudio è la corte d'appello, è diverso. Claudio è la corte d'appello. Lo noi, sai che ci ha raccontato Claudio, eravamo a Montefiascone al festival e si parlava con Alessandro Genovesi, no, dell'ultimo film che stanno lavorando, e Claudio dice: io non sono una persona semplice, io spesso faccio un paio di film con i registi, poi litigo perché ho un carattere abbastanza particolare. Tra le persone con cui non ho
mai litigato, le persone con cui mai litigherò ci sono Figaro e Picone, e lo disse anche pubblicamente, insomma. Quindi, e tra l'altro facciamo un applauso a Claudio, perché Figaro e Picone sono qui soprattutto per merito suo. Perché dopo che ascoltiamo tutti, poi la cosa fondamentale sono, come dire, i giornalieri, cioè il prodotto della giornata che viene sviluppato e mandato sotto le mani di questo signore qua. E quindi poi noi stiamo con l'ansia, perché poi lui dopo 3-4 giorni, con molto comodo, ma senza aspetta una settimana pure, noi lo tempestiamo di telefonate e lui non risponde, e poi risponde serafico. Allora Claudio, che dici, come sta avvenendo? Allora lì dobbiamo interpretare, se sono più allora che è buono, se sono più allora vuol dire che dobbiamo aggiustare qualcosa. Confermi Claudio? E di poche parole, no. Molti suoni gutturali. No, non è vero, il problema è che loro pretendono di sapere come andrà a finire e io gli dico finitelo prima, no? Questo vabbè, ma se lo finiamo lo so pure io come va a finire. Grazie. È come vado da uno e gli dico mi dici che numeri esce, e quello mi dice aspetta che finiscono di uscire e poi te le dico, e le vedo pure io pure dopo, scusami. Se sei mago me lo devi dire prima. Figaro è famoso per le metafore, qualunque cosa mette la metafora, questa metafora è bella. Scusami, certo. Il mago, no? Se tu vai dal mago e gli dici mago, l'ho capito, che numeri escono? Me l'hai detto, non è che sono scemo. Vabbè, ma tu lascia aperto. Certo. Me l'hai detto già. Il problema vero è che sono due, quindi sono due telefonate, e poi mica puoi dire le stesse cose a tutte e due uguali, quindi cioè... è come se facessi due film. E per questo ti ritelefoniamo, perché poi noi ci confrontiamo e dico ma a me mi ha detto questo, a te perché ti ha detto questo, aspetta che lo richiamo, e così le telefonate si moltiplicano. L'altra cosa complicata è quando finalmente il film finiscono di girare e mi si mettono dietro le spalle e mentre lavoriamo tutti. Il problema è capire quando fanno sul serio e quando scherzano, capito? Certe volte, insomma, adesso ho imparato, insomma, però all'inizio devo dire era complicato, perché ma insomma il montaggio è una cosa bella, perché no, lo provochiamo, perché a noi ci piace quando si incazza, capito? E quindi certe volte gli proponiamo delle cose veramente brutte da fare per vedere quanto resiste a fare il tentativo di una cosa che è evidentemente brutta, no? E lui la fa, perché magari noi diciamo dai fammelo vedere però come viene, e già lui lì comincia a mucugnare, parla da solo, no? tipo quello dei cartoni animati, medaglia, ecco così lui comincia a parlare, e fuma e accende sigarette, e appena accende sigarette significa che si sta incazzando, e la fa, e poi dopo che l'ha finita dice vabbè allora cosa te ne pare, e lui comincia, cerca di trattenersi, dice, no per carità potrebbe essere, non dico che c'è un movimento che non c'entra nel film, potrebbe essere, ce lo potremmo far entrare, se è brutto, non ce la fa più, dice è brutto ed esplode. E lì noi ci divertiamo, ecco, alle sue spalle. Prima di arrivare all'ora legale, mi interessava però due parole su una vostra esperienza da attori, perché ne avete fatte pochissime come attori per il cinema, però le avete fatte. E tra queste ce ne sono due interessanti, una con Tornatore, ed è forse l'unica volta che non vi si vede insieme. E c'è solo e poi un anche, fotogramma in cui siamo insieme in cui e poi anche quella in cui siete i figli di Aldo, ero interessato a queste due esperienze. No, quella con Tornatore, vabbè, manca a dirlo, quando Tornatore ci ha chiamato ci ha detto ragazzi ho pensato un ruolo per voi, noi abbiamo detto non lo so Giuseppe, ci dobbiamo pensare, ci abbiamo pensato, abbiamo accettato, proprio così è stato, ed è stato troppo bello, abbiamo fatto cinema, è stato troppo bello lavorare con lui, è veramente un privilegio. E poi con Aldo, Giovanni e Giacomo abbiamo un rapporto particolare, perché la prima volta che abbiamo fatto cinema è stato con Chiedimi se sono felice, una piccolissima parte che avevamo tutti e due e nel film, ed è stata la prima volta che abbiamo fatto cinema, perché loro già ci... aspettiamo che finisce. No. È un telefonino che suona? E quindi quando nell'ultimo loro film che hanno fatto ci hanno chiesto di fare questa partecipazione amichevole, è stato veramente un gioco anche lì divertente,
spesse volte si fanno anche le cose tra colleghi per il piacere di stare insieme, e questa è stata una di quelle volte. Io ero preoccupato dalla domanda di Glauco, perché pensavo, dico, avete fatto poche volte gli attori, cioè perché le avete fatte? Mi chiedevo, dice, no, sai, ero temevo, dico, perché continuate? Dico, magari ero preoccupato dalla domanda di Glauco. No, allora, torniamo al cinema. Non lo so, una mia impressione, i vostri primi tre film sono molto intimi, cioè raccontano delle storie intime e personali. Gli ultimi due mi sembra di aver percepito uno scatto, cioè la satira diventa più forte, più pungente, sia in Andiamo a quel paese, che c'è un tema forte come quello della disoccupazione, delle pensioni, della ricerca di certezza da parte di un'intera generazione, fino all'ultimo, L'ora legale, che è una satira della politica. Davvero, non perdetevi il film di questa sera, approfitto anche per lanciarlo, visto che abbiamo cambiato location, lo trasmetteremo alle ore 21 al cinema di Alberto Sordi di Bagnoregio. Mi sembra che la vostra satira sia diventata ancora più pungente, cioè la comicità è tantissima, ma la satira è più importante. Come se, perché quando noi abbiamo fatto i primi film, noi facevamo costantemente televisione facendo Zelig, in cui ogni giorno affrontavamo l'attualità e la satira politica e la satira sociale. Poi sembra una cosa, un parolone, affrontavamo, cioè parlavamo delle cose che tutti sapevano. Allora c'era Berlusconi, c'era, e si faceva le battute, quindi sicuramente nei primi film noi sfogavamo questa voglia di parlare dell'attualità nella televisione. Quando poi abbiamo finito di fare con i personaggi siciliani stanchi che facevano questo genere di ragionamento, e quindi facevamo film che quasi non c'entravano con l'attualità, come il 7 e l'8, la Matassa, poi, e anche Se amore non si vede. Poi invece negli ultimi due ci è venuta di nuovo voglia di riparlare dell'attualità, e allora ci siamo ributtati a parlare. Questo perché quello che vi dicevo poco fa, cioè alla fine noi facciamo sempre cose che sentiamo, mai. Quindi evidentemente ci piace... Per ora, magari il prossimo faremo un film fantascientifico, non lo so, però sicuramente. Io tra l'altro Andiamo a quel sentito. Paese l'ho trovato davvero un film splendido. Andiamo, insomma, ci tenevo a dirvelo, perché no, magari ha avuto meno successo dell'Ora legale dal punto di vista del pubblico. Più o meno sono lì. Però L'Ora legale, notizia fresca. Ha avuto il piacere anche di fare la cerimonia di chiusura del Festival di Roma, perché lo vide Marco Müller in anteprima e gli piacque molto e l'ha voluto al festival. Sì, poi noi non facciamo mai il paragone, cioè successo con popolarità sono due cose diverse. No, per noi quando una cosa ti viene bene, ma chiunque faccia un mestiere di qualunque tipo, cioè io so che mio padre è un uomo di successo pur facendo il contadino, perché ha raggiunto i suoi obiettivi, capito? E quindi poi ci sono dei mestieri dove oltre al successo, ma per noi il successo è fare una cosa. Vabbè, che piace... pure quando tuo padre raccoglie le arance tutti gli fanno l'applauso, certo. Per esempio. Però una cosa di successo è quando tu la finisci e pensi che ti sia venuta come la volevi tu. A quel punto poi si gioca con la popolarità, cioè chissà se questa cosa verrà condivisa, però quello è un altro ragionamento. Però ci sono tre elementi che fanno una prova per L'Ora legale. Uno è il nastro. Sì. Uno è la distribuzione all'estero, è il primo vostro film, sì, che è una distribuzione. E il terzo è no, non il primo, anche il 7 e l'8, sono usciti, però visto proprio il treno, diciamo, spagnolo, l'ora del cambio, quindi più, insomma, se fa, che sensazione può fare, sì, questo. E la terza è una notizia di oggi fresca, non so se volete darla voi. No, vabbè, ma quello è un gioco. No, quella è una cosa bella e importante. No, dai, è un gioco, nel senso che ci saranno 14 film che andranno a... cioè che l'Italia dovrà decidere tra questi 14 quale andrà agli Oscar. Tra questi ci siamo pure noi, ma quello è un gioco, nel senso che nel senso che non ci manderanno mai, non chiaramente. Ci manderanno. Cioè. Però cioè, è una cosa bella sapere che non avere il complesso di inferiorità, perché poi un film può essere comico, ma può essere anche... sociale in questo senso, però anche quella è una cosa così, insomma, magari. Ma vi siete visti doppiati in spagnolo? Non spagnolo ancora? È da morire, perché vedere Ficarra che parla spagnolo. Ma se io parlo spagnolo nella vita, non parlo con te spagnolo perché sei ignorante tu in spagnolo, ma io normalmente vamos olé, no, quante volte todos los días hablamos español con de Mauros. Senti, raccontateci qualcosa del film L'Ora legale, che andremo a vedere questa sera, qualche aneddoto particolare, come vi è venuta in mente questa storia? Posso dire una cosa io dell'Ora non legale? Il finale, Claudio? No. Allora, L'Ora legale è il film, diciamo, dove loro sono stati
più parchi in assoluto. In che senso? Ho tutti i film dal primo fino all'ora legale escluso. Io ho sempre combattuto con loro perché dicevo: ragazzi, questa qui si ride troppo, cioè questa cosa fa ridere, però non fa camminare il film, arriviamo tardi a quell'appuntamento, proviamo a togliere, questo soprattutto lui, perché lui ogni due minuti deve far ridere, si ficca in mezzo, cioè. E insomma, e ho fatto sempre fatica, no, a tenere la struttura dei film, cioè un film ha delle esigenze di racconto, a seconda di come dosi le cose, no, puoi creare dei momenti di stanca, non perché diventa noioso, ma perché perdi per un attimo il filo del racconto. Quando riesci a costruire qualcosa senza perdere mai il filo del racconto, hai fatto bingo, no? E con loro che fanno ridere ogni cosa che fanno è difficilissimo, cioè tutte le volte devi sacrificare una risata, una battuta, una cosa, e quindi dibattiti di ore e ore sulle cose. Devo dire che invece in quest'ultimo film li ho dovuti tenere, perché pur di governare la struttura e il racconto puro, insomma, erano disposti a sacrificare più del necessario, insomma, e quindi ho dovuto invece tenere, questo fa ridere, questo dobbiamo tenerlo, ma loro avrebbero tagliato, che è sintomo di grande maturità cinematografica, cioè loro adesso sono, non so come dire, adesso lo possono insegnare, no? Hanno una padronanza di quel mezzo, il teatro, le cose, però sono diventati veramente padroni del racconto filmato, che è una roba importantissima. Beh. Io, come fatto sabato per Edoardo Leo, se qualcuno di voi ha delle curiosità da chiedere a Figaro e Picone, chiaramente loro sono a disposizione per qualche domanda. Qui c'è un signore. Lì prima c'è. Però di lasciare la domanda per fare entrare aria al pubblico, perché lei sta congelando. No, mi preoccupo per te. Prego, lì c'era un signore. Sei un galantuomo. Vado io col microfono. Ah, no, ecco, prima di fare la domanda, però prego, facciamo prima la domanda. Aspetta. No, prego. Vabbè, con Valentino lì. Buonasera e grazie, io già la seconda volta, il film l'ho visto, mi è piaciuto, eccetera eccetera. Dato che qui c'è un uditorio di giovani e voi giustamente state nella terra del cinema, come hanno detto loro e come ha detto il sindaco, in questa terra è stato girato pure La Strada, film Oscar, e voi di strada l'avete fatta tanta. A questi giovani cosa dichiarate, al di là di quello di studiare, cioè che cosa consigliate come giovani e persone dello spettacolo che hanno fatto tanta strada e hanno avuto successo in Italia? Come politici studiate e abbandonate questo paese, oppure studiate e cercate di creare i vostri sogni, dato che parliamo della fabbrica dei sogni, qui in questo paese che è l'Italia, cosa consigliate? Ma guardi, si potrebbero fare mille discorsi, ma magari non sarebbero utili. Io ai ragazzi dico sinceramente: cercatevi la raccomandazione e fate prima, perché è inutile studiare se non c'hai la raccomandazione, e se c'hai la raccomandazione è inutile studiare, quindi hai fatto un sillogismo. Ho uno schiaffone, vedo un po', sono la fenice di queste cose a me. Avanti. C'è a qualcun tutti. Altro che vuole fare una domanda? Questo è molto ora legale, quello che tu hai detto. Qualcuno, le domande dobbiamo fare. Comunque abbiamo chi lo porta. Ecco, lì, c'era un microfono che viaggia, sì, prego, guarda. A me, pure in piedi. Ah. Salve. Allora, una curiosità, vabbè, di cinema abbiamo parlato tanto, una curiosità riferita a Striscia.
Intanto se voi mettete un po' parola, se, oppure se il testo viene comunque preparato e vi trovate semplicemente a, ad arricchirlo con la vostra simpatia. E poi sulla nuova edizione, visto che ci sono state tante polemiche sulla velina, se avete visto qualcosa, se avete fatto conferenza stampa, sì, che cosa potete annunciare? Grazie. No, sulle veline intanto ricordiamo c'è stata una polemica, nel senso che ci sono due ragazze che non sono italiane, no, sono italiane ma sono no, di colore. Una è di colore e c'è stato qualche cretino che ha detto le stupidaggini. Vabbè, ma per ora abbiamo visto che sono tanti cretini che prendono la parola e diciamo anche quando non gli è richiesta, ma ognuno c'ha il proprio negozio di voti e quindi poi cercano clienti, quindi questo è. No, invece sul testo invece vi sembrerà strano, ma non c'è un vero e proprio testo, cioè nel senso che c'è una scaletta di servizi che ci viene consegnata poco prima di andare in onda e quindi noi vediamo strisce esattamente come voi da casa e poi la commentiamo. E quindi la commentiamo, vediamo e commentiamo i servizi in diretta insieme a voi. Però i servizi hanno le voci nostre registrate prima, quello è tutto preparato dagli autori. Sì, quelle sui servizi, le voci sui servizi sono preparate dagli autori e noi registriamo, si dice a nero, cioè noi registriamo il testo, però poi loro lo montano su un servizio. Quindi ci piace farci sorprendere dal servizio come voi e poi commentare, quindi è molto improvvisato. Quindi è quasi tutta improvvisata, non sappiamo. Quindi quando ci divertiamo veramente, quando ci incazziamo, come spesso accade, ci incazziamo veramente. E fra le cose che ci fanno più arrabbiare, veramente c'è ultimamente, ce ne sono tantissime, ma ultimamente quello che ci fa più arrabbiare è questa continua disattenzione verso i disabili. Perché ci è capitato. Se uno va fuori, va all'estero, si rende conto veramente di che cosa è il mondo fuori dall'Italia. Ci è capitato di andare in Canada per accompagnare, andiamo a quel paese, e Toronto è una città che è molto fredda d'inverno, le temperature veramente arrivano a meno 40, meno 100, cioè la gente mette la carne fuori nel balcone per congelarla perché non c'è bisogno del frigorifero e quindi come dire hanno costruito la città molto sottoterra, ci sono 3-4 piani sottoterra dove c'è tutto, supermercati, cinema, teatri, quindi vivono, escono dalla metropolitana, vivono durante l'inverno per larga parte sottoterra, perché giustamente sopra non puoi stare più di 8 minuti se no ti congeli, a prescindere da quello che hai messo ti congeli, sono temperature polari. Ebbene, voi immaginate con queste difficoltà, quindi 4 piani sottoterra, eppure ci sono persone in carrozzina, ma gente che muove semplicemente, come dire, il mento per guidare la carrozzina, che si muovono da soli. Senza accompagnatore. Senza accompagnatore. Bellissimo. Entrano, escono, comprano, vanno al cinema. E pensate, per una persona che è in quelle condizioni, che senso di libertà e di piacere della vita possono provare. Poi li paragoni da noi quando c'è uno stronzo che gli parcheggia nel posto dei disabili e tu ti arrabbi moltissimo, perché tu dici quelli stanno vivendo il 2017, noi siamo nel 1400, quasi 1500. Questo. Buonasera. Quindi io propongo proprio il sequestro non del mezzo, il sequestro della famiglia a chi posteggia nel posto per il disabile, il sequestro della famiglia. C'è una domanda in fondo alla sala? Io volevo sapere, sempre riferito alla Striscia Notizia, se le poesie in realtà le scrivi tu realmente oppure no? Allora, questa cosa della poesia deve finire, da quest'anno sono vietate ste cacate che spacci per poesia. No, in realtà le scrivo io, Salvo, e insieme ad un altro autore, Fabrizio. Non mi coinvolgere in queste cose. Soprattutto Fabrizio, che tra l'altro si è fissato che deve scriverle in metrica perfetta, per cui alcune volte io gli dico ma cambiamo questa parola e lui mi dice no, e mi salta la metrica, cioè è più scemo di noi. Però quelle cose ci fanno molto ridere perché anche lì è una stupidaggine, però la facciamo con il piacere. Poi Antonio Ricci si diverte molto con queste poesie e quindi le abbiamo fatte. Non lo so se il prossimo anno le rifarò perché non so più che argomenti toccare, li ho fatti tutti, per cui vedremo. Comunque non sono un poeta, allora, ecco. Prego, un'altra domanda? Allora, no, guarda, un'altra domanda ce l'ho io. Facciamo spazio allora, aspetta che... Sì. Chi è?
i vostri personaggi preferiti a Zelig? Quelli che abbiamo fatti noi? Ah vabbè, noi i tre ne abbiamo fatti, abbiamo fatto gli interisti, i siciliani stanchi, gli interisti e quelli della nazionale, i calciatori della nazionale. No, preferiti no, non ce ne sono, perché tutti sono stati divertenti, quindi preferiti no, non ce ne sono. Sicuramente quello che per un periodo, anche se l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, quando abbiamo fatto gli interisti, la gente era veramente molto divertita. Ma Gattuso non va cercato. Gattuso non c'è cercato. Allora no, vi volevo dire, come ho detto sabato a Edoardo Leo, che questo incontro... Poi, scusami, a proposito di questa cosa, è che abbiamo fatto gli interisti e l'Inter, dopo un sacco di anni che non vinceva lo scudetto, ha vinto lo scudetto. Poi abbiamo fatto i nazionali, che l'Italia non vinceva dall'82 e abbiamo vinto i mondiali. E allora a un certo punto ci è arrivata la telefonata di Berlusconi, dice: ma non è che potete fare due milanisti? Dice: se no, ti sei caro, basta ora, perché andiamo a richiesta. No. Dicevo, come avete visto, questo incontro è ripreso integralmente, perché la nostra idea è quella di riportare tutti questi incontri che faremo, quindi abbiamo appena iniziato con Civitacinema, all'interno del museo, in modo che tutti li possano in futuro anche ascoltare. Edoardo Leo, proprio lui, ci ha dato questa splendida idea, ha detto: visto che porterete tutti questi registi, questi attori, questi personaggi importanti, chiedete loro un piccolo cimelio da inserire all'interno del museo, in modo tale che il museo diventi interattivo. L'ho chiesto prima l'intervista a loro. Io, ragazzi, credo tanto in questo progetto del museo, voglio fare una donazione importante, io vi lascio Picone. Ragazzi, io lo mettete là su a Civita, ogni tanto gli date una cosa da mangiare, quanto può campare ancora? Non è che... Quando muore lo impagliate e ve lo tenete là. Questo è un museo interattivo, sindaco. Quindi, no? Abbiamo Picone. Vi regalo il 50%, ragazzi, credo che non mi può superare nessuno come donazione. Accettiamo, grazie. Penso doneremo, proprio di no. Doneremo, adesso vediamo. Senti, si dice che non si diventa veramente famosi se non si finisce su Topolino. Allora, io non so quanti di voi sanno questa cosa, ma io penso che voi la sappiate. Certo, leggo per non sbagliare: nel numero 2678 di Topolino siete due comici di Paperopoli, Caraffa e Cappone, che è una cosa meravigliosa. Quindi adesso partirà la ricerca a questo numero. Vuoi sapere la coincidenza? In quell'anno è uscito il 7 e l'8 e noi eravamo nel numero 2678. Cioè meraviglioso. La cosa bella, mi hai fatto ricordare che Ficarra e Picone ci scambiano cioè, a parte che a me ormai anche mia mamma mi chiama Ficarra, cioè si confonde pure lei. Cioè ormai... Non è che cerca di rimuovere che sei suo figlio, capito? No, poi non sono io Picone, ma sono sempre insieme Ficarra e Picone. Cioè mi chiamano: guarda chi c'è, Ficarra e Picone, sono io. Però succedono cose strane, che ci chiamano Picarra e Figone, cioè, storpiano tutto. Una volta un ragazzo di siciliano ci disse: guardate chi ci sono, Picciotti e qualcosa. Ma l'ultima è stata all'aeroporto di Londra, un signore ci guarda, aveva uno sguardo veramente ottuso, ci guarda e fa: ma voi non siete Pierino e Picone? Pierino e Picone, quindi veramente non sappiamo più che fare. E c'è scritto lì, quando facciamo Striscia la Notizia mettiamo Ficarra e Picone. Però è una cosa che hanno, cioè, questa difficoltà ce l'hanno con tutte le coppie comiche: Ficarra e Picone, Ale Franze, Berlusconi e Emilio Fede, tutti hanno avuto questo problema. Renzi no, perché è monologhista lui. Renzi è monologhista. C'è un'ultima domanda prima di chiudere del pubblico? Sì. Inventatela la Picciotti, perché è brutta figura. C'è la cosa del museo. Ci sono un sacco di domande, hanno alzato le mani tutti, voi non potete vedere che sono inquadrate, però sono tutti che vogliono fare domande. Piano, ragazzi, con le domande, piano, un attimo. No, tu ti stai stiracchiando, hai alzato la mano. Vabbè, allora grazie di essere venuto. L'ultima domanda te la faccio io. Allora, sì. Come mai vi hanno dato una cittadinanza onoraria nel paese di Ficarra? Perché Picone non esisteva, o? Picone è un'uscita della tangenziale di Bari. L'unica cosa che esiste a nome Picone è un'uscita della tangenziale di Bari. C'è proprio l'uscita Picone. E lui no, vabbè, la cittadinanza perché si chiama Ficarra e quindi l'hanno chiamato. Ci hanno dato la cittadinanza a tutti e due.
per una volta vivo di luce riflessa, come si dice. Siamo anche cittadini onorari di Termini, dove Termini abbiamo girato Merese, il film Termini Imerese, questa cittadina bellissima che per primi noi abbiamo scoperto, pur abitando a 30 km da Termini, abbiamo scoperta perché per tutti è sempre stata la città della Fiat, e invece è una cittadina meravigliosa. Bello. Che poi è stata sommersa dalla Fiat. Da tutta la zona industriale. C'è una zona industriale dove c'è questo lungomare bellissimo, c'è un golfo meraviglioso. Il film è interamente girato lì, no? Sì, interamente. Pensa che quando abbiamo girato una scena lì sul lungomare, purtroppo abbiamo dovuto togliere un po' di immondizia perché sembrava finta. Sembrava che gliel'avevamo messa noi di proposito, e quindi abbiamo dovuto togliere e ripulire un poco per cercare di lasciare il giusto che sembrasse vero. E quello per esempio è una delle grandi cose incredibili, cioè qua veramente ci hanno fatto un regalo enorme con questo golfo così bello, dove dovevamo stare là semplicemente mettere l'asciugamano, prenderci il sole e farci il bagno, e che ci abbiamo messo? Le industrie. Ma tutte? Tutte, incredibile, per cui quel posto non è balneabile ed è abbandonato, ed è incredibile. E giustamente adesso sono senza lavoro, mentre invece la natura il lavoro te lo dà per sempre. Quindi va bene. Bene, io ringrazio Claudio Di Mauro per averci regalato questo pomeriggio straordinario, e facciamo grazie sentire davvero un altro grandissimo grazie, applauso ragazzi. Ficarra e Picone, grazie. Civita grazie. Cinema grazie.